Alessio, abbiamo già accennato alle difficoltà vissute da Bach. Eh già, è stato orfano di entrambi i genitori entro gli 11 anni di età, il che significa che li ha perduti quando era ancora piccolo. Non ha avuto un ambiente familiare molto caldo, anzi, sembra che il fratello maggiore che l'aveva accolto in casa con sé non lo trattasse per niente bene. Ha subito ingiustizie, è stato addirittura imprigionato. Basta pensare al mese di galera che gli inflisse il duca di Weimar, così tanto per gradire. Bach non era esattamente un mieloso cortigiano. Aveva consapevolezza della propria dignità e di certo non si piegava alle mattane di un potente datore di lavoro. Ma soprattutto Johann Sebastian è stato provato duramente nel mondo dei suoi affetti. E come? Lui che alla famiglia teneva tantissimo, ha perduto la sua prima amata moglie Maria Barbara e ha chiuso nelle bare la grande maggioranza dei suoi molti figli. Nonostante questo, Bach, luterano pietista, non abbandona la fede. Anzi, ad ogni batosta pare quasi rinnovare ogni volta la sua adesione a Cristo, al Figlio di Dio, e lo fa tramite i suoi lavori, nei quali Johann Sebastian mette realmente tutto se stesso. La fantasia in sol minore, ad esempio, è una pagina libera per organo, quindi non ha dipendenze da un canto o da un inno, come invece accade per i corali. È un vero e proprio urlo verso il cielo. Un urlo che è espresso da passaggi come questo. Cielo, nei quadretti più quieti di questo brano, sembra chinarsi a rispondere a questo figlio così addolorato. Per questo amo molto Bach. Per certi versi insegna a soffrire e sicuramente insegna non poco a perseverare nella fede, specialmente nei momenti duri e difficili che capitano a tutti.